caldo oggi mi fa notare giudiziosamente un gran silenzio. La gente dovrebbe avere a portata di mano più frasi. Le considerazioni atmosferiche non sono più sufficienti. Meno male sapeva tutto sulla coltivazione del cacao. Io, quando sono nudo, tendo sempre un po' a... E perché non ti sei accettato? Dice lei. Bisogna stare attentissimi, eh? Se ne accorgono subito. Addirittura individuano i punti. Tu non erotizzi le ginocchia. Come è vero, in questo momento, a dire la verità, il fatto di non erotizzare è decisamente generalizzato. E allora lei, brava, mi accarezza la schiena, le spalle, le ginocchia, e tutto anche, eh? Tranquillamente, come fosse un lavoro. E dato che io sento molto, ma non sento quello che dovrei sentire, allora le parlo un po' della coppia. Un bel problema, eh? E lei si dimostra molto interessata e dice tra l'altro delle cose molto sensate, ma il suo lavoro ne soffre, quello delle carezze. Ma perché sono uscito? Non sei mai abbastanza paurosi. Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi? Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non sei mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Lo Stato non agisce e tantomeno cautela. Ci vorrebbe una pistola. La violenza urbana è una cosa seria. È quel senso di ostile che avverti e che gira nell'aria. È giusto che la gente si difenda da sola. Io mi compro una pistola. Ma